ostacoli separano Carsten Hook dalla medaglia d'oro nella prova individuale di salto ostacoli. È il momento più emozionante dell'intera mattinata. C'è errore incredibile al Petersen, incredibile. Avete visto l'esultanza di Pierre Durand, che è medaglia d'oro, festeggiatissimo. Mors sua vita mea, certamente è fatale l'errore del tedesco, ha regalato la medaglia d'oro al cavaliere francese che esulta. Dunque un totale di 4 penalità per Hook, che si classifica al secondo posto. Anche Greg Best ha ottenuto 4 penalità in totale. Comunque il vincitore della prova individuale, Pierre Durand, in sella a Japlou, accomunati in un applauso anche Greg Best e Carsten Hook, che è andato veramente a un passo dalla vittoria. So, ladies and gentlemen, we have a jump off. Sylvain France medal. Ancora è un'inquadratura per Carsten Hook. Medaglia d'oro dunque per il francese Pierre Durand e Thibaut Japlou. Perfetta parità invece dopo due manche fra lo statunitense Greg Best su Jean Quist, che vediamo inquadrato, e il tedesco Carsten Hook su Nepomuk. Questi due binomi devono sostenere un barrage per l'assegnazione della medaglia d'argento e di quella di bronzo. In caso di ulteriore parità, i cavalieri verranno classificati in base al tempo. Greg Best per gli Stati Uniti alla caccia della medaglia d'argento. Vedete quanto si danni per riuscire a concludere il tracciato del barrage nel minor tempo possibile. C'è però un errore, 4 penalità per lui, che ha rischiato al massimo 45,70 il tempo. Dunque, per aggiudicarsi la medaglia d'argento, lo sfortunato Carsten Hook tedesco dovrà ottenere percorso netto, oppure un percorso iniziato da 4 penalità ma in un tempo inferiore ai 45,70. Questo sfortunato perché certamente a due ostacoli dalla conclusione della seconda manche Carsten Hook aveva in pugno la medaglia d'oro, ha commesso un errore fatale al Petersen Garden, un ostacolo che porta il nome del ideatore del tracciato e che è risultato fatale. Ecco Carsten Hook e Nepomuk, possibilità di medaglia d'argento per il binomio tedesco. Greg Best, 4 penalità al barrage in 45,70. Un occhio agli ostacoli e uno al cronometro. Bene sul verticale, certamente ora il cavaliere tedesco può prendersela un po' comoda, ha il vantaggio di scendere in campo per secondo, quindi può già sapere quale risultato può consentirgli la medaglia d'argento. Vedete, time to beat, tempo da battere 45,70, però Carsten Hook ha la possibilità superare il tempo ma non commettere errori. Ma c'è errore, quindi deve sbrigarsi. 51-52, già medaglia d'argento Best, e vedete il sorriso del rivale. Dunque ricapitoliamo, veramente sfortunato questo cavaliere tedesco, che aveva dominato
la scena proprio fino a due ostacoli dal termine e poi si ritrova medaglia di bronzo. Ricapitoliamo, prova individuale di salto ostacoli, vittoria per il francese Pierre Durand, che forma ormai un binomio estremamente affidabile con Japlou, medaglia d'argento per lo statunitense Greg Best e medaglia di bronzo e Oscar della sfortuna per il tedesco Carsten Huck. È tutto dallo stadio olimpico, si è conclusa la prova individuale di salto ostacoli, una vittoria francese, dunque con Pierre Durand che ha battuto lo statunitense e il tedesco. È tutto, la linea allo studio.